audiofollia.it, servizi musicali online personalizzati. Sono le 6 del mattino e mi sono appena svegliato. Sono anche un po' raffreddato. Volevo commentare a caldo o a freddo i risultati dell'ultimo festival di Sanremo. Il funzionamento è stato sempre quello. Secondo me Sanremo è una grande mafia. Non esiste assolutamente la meritocrazia, il migliore, il più interessante. Guarda caso non passa mai il turno. Alla fine si tratta solo di accordi tra case discografiche, dove vince il più forte, il più organizzato, il più famoso. Ma la verità alla fine è che è tutto magna magna. Scusate, ma mi scappava la pipì. Che poi, pensandoci bene, considerata la merda fino al collo in cui attualmente affoghiamo, magari qualche milione di euro ci avrebbe fatto comodo, rinunciando a qualche giorno di Sanremo. Ma io mi accorgo che i miei preferiti non vincono mai. Come si fa ad eliminare Chiara Civello? Oppure non far vincere Erika Mu? Non valorizzare il progetto di Celeste Gaia con Carlo, Carlo? Pensavo che fosse un bel nome, invece ho cambiato opinione. Un continuo dare spazio alle polemiche. La farfallina di Belen vicino alla sua farfallina. La presentazione affidata quasi sempre a giovanissimi. Giovanissimi come Gianni Morandi, che magari sembro più un nonno io rispetto a lui. Un nonno e Gianni Morandi un nipotino. Spesso è come se Sanremo fosse gemellato con Amici o X Factor. Maria De Filippi, Emma, Marco Carta. Sto casillo dove è spuntato fuori? Un promettente giovane della musica italiana dai testi molto particolari, intimisti e profondi, del tipo il cuore che batte più forte quando sei con me, il mondo è più bello quando tu ci sei, o una cosa del genere. E i Mattia Bazar che proprio sul ritornello cantano Gente come noi in minore. E anche loro si lasciano andare a combinazioni stilistiche avanzate nei testi del tipo mi hai rubato il cuore, neanche negli anni 30 osavano tanto. Sono le 7. Sanremo la grande mafia? Voi siete d'accordo oppure no? Lasciate un commento, un video di risposta. Devo fare più video a letto. Mi viene un profilo arrapante. Ciao, fratello.